Bene, allora dicevo che passiamo al secondo talk di questa prima giornata dell'End Summer Camp 2023. Abbiamo come ospite Marta Andreoli da parte di Free Software Foundation Europe. In realtà Marta è una, diciamo, relativa new entry di Free Software Foundation Europe e si occupa della parte italiana, perché come sapete Free Software Foundation Europe, poi lei ve lo racconterà un po' più nel dettaglio, opera in tutta Europa anche con dei chapter, quindi con delle sezioni, diciamo a livello nazionale. Quindi poi lascio a lei anche presentarsi per capire un po' meglio quello che è il suo background. E Marta ci parlerà nel dettaglio poi di quelle che sono le attività di Free Software Foundation Europe in generale e delle attività che Free Software Foundation Europe propone in particolare per l'Italia. Quindi grazie Marta per essere con noi, a te la parola. Ciao a tutti, grazie mille Sebastiano dell'introduzione e grazie alla regia e grazie a Davide e insomma a tutta l'organizzazione di ESC. Mi dispiace moltissimo non essere insieme a voi, mi immaginavo già ad indossare quel bellissimo salvagente con l'unicorno che ho usato in una delle mie presentazioni ad SFS con quest'anno. Però sono contenta che vedrò le vostre fotografie e che posso comunque essere con voi online e raccontarvi un po' quello che facciamo in FSFI e chi sono io e cosa succede quest'anno con la Free Software Foundation Europe per l'Italia. Quindi direi che vi racconto brevemente un attimo come appunto diceva Sebastiano il mio background. Io non ho un background tecnico. Quindi diciamo che ho sempre lavorato nel marketing e nella comunicazione e sono molto contenta di aver incontrato a giugno dell'anno scorso la Free Software Foundation Europe e di aver cominciato questa collaborazione con la fondazione perché penso che i valori che porta avanti rispecchino molto i miei valori personali e quindi mi fa davvero molto piacere di poter aiutare la comunità italiana a rafforzarsi, insomma. E aiutare a coordinare un po' le attività che avvengono sul territorio italiano e fare un po' da ponte tra quello che succede centralmente in Europa e tutta la comunità di volontari italiani. Quindi direi che se appunto la regia ora mi lascia mostrare le slide, comincerei a raccontarvi un po' cosa succede in Italia con la Free Software Foundation Europe. La presentazione che ho preparato è una breve carrellata di attività che vuole far luce su chi sono i personaggi più attivi oggi in Italia, quali sono le campagne che sono state portate avanti maggiormente anche in Italia e quali sono anche le campagne più attive a livello europeo e come sono state declinate sul nostro territorio. Quindi comincerei brevemente con raccontarvi chi è FSFI, cosa fa FSFI, i tre pilastri principali attraverso e sui quali si svolgono le varie attività dell'associazione e poi. Ok, allora dicevo, la missione della Free Software Foundation Europe è quella di mettere gli utenti nelle condizioni di controllare la tecnologia, perché ovviamente oggi il software è presente sempre di più nelle vite di tutti, dai vecchi ai giovani, dagli anziani ai neonati quasi, e quindi l'importante è che la tecnologia ci aiuti invece che ci sottragga del potere e purtroppo invece ad oggi. Tante volte è ancora comune che i dispositivi non aiutino a supportare al meglio le nostre vite. Quindi la missione è quella di aiutare ad educare le persone fondamentalmente. Ovviamente il software libero è l'arma per portare avanti questa battaglia, se vogliamo usare questa metafora, grazie ovviamente alle quattro libertà fondamentali di utilizzo, studio, condivisione e miglioramento, sulle quali non mi dilungo perché sicuramente ne sapete meglio di me. E come appunto vi dicevo, la Free Software Foundation Europe non vuole altro che aiutare persone e organizzazioni a comprendere come
questi quattro pilastri e il software libero possano entrare nelle vite di tutti e sotto quale forma. Perciò andiamo a vedere quali sono le attività che vengono fatte e portate avanti a livello europeo in Italia. È importante dire che queste attività sono raggruppate sotto tre pilastri fondamentali, che sono quelli che vedete in questi cerchi. Il primo è la consapevolezza pubblica. Che cosa significa consapevolezza pubblica? Significa informare le persone. La seconda è promozione delle politiche, quindi lavorare fianco a fianco dei legislatori per promuovere i diritti degli utenti, il diritto alla privacy e tanti altri diritti fondamentali. E poi il supporto legale. E, non so se lo sapevate, ma la Free Software Foundation Europe ha il network legale più grande al mondo attivo nel software libero. Quindi una cosa, comunque un dato molto rilevante. Comincerei perciò da raccontarvi della prima campagna, che è quella che da giugno del 2022 ha riscosso, secondo me, più successo in Italia. Spero che poi in futuro potrò raccontarvi di nuove campagne l'anno prossimo, magari portate avanti anche da voi o da altri volontari. Public Money, Public Code vuole cambiare le pratiche che sono attive ormai in ambito dei finanziamenti pubblici, cioè il software che è sviluppato con i soldi degli utenti, quindi i soldi pubblici, deve essere rilasciato, secondo questa campagna, sotto una licenza di software libero. Questa campagna è stata presa a cuore da un volontario in particolare, che l'ha poi declinata insieme ad altri in varie città italiane. Cioè, abbiamo raggiunto addirittura 6 appuntamenti, partendo da Trento, poi andando a Milano, al Linux Day di Milano, al Linux Day di Bolzano, in Sicilia, a Bologna e infine ad Empoli, ad una conferenza, alla nona conferenza di Libre Italia. Questa foto che vedete è una foto che è stata scattata a Caltanissetta in Sicilia durante l'evento della Sicilia. In occasione della campagna Public Money, Public Code, a livello europeo è stata anche scritta una lettera aperta destinata ai legislatori dell'Unione Europea, che potete firmare anche voi, vi ho appunto lasciato il link, che FSP ha scritto insieme ad altre 200 organizzazioni e a 31.000 persone, volontari, per chiedere ai appunto legislatori dell'Unione Europea di far diventare il codice pubblico uno standard. Passerei alla prossima campagna, che rientra sotto diciamo promozione delle politiche e anche consapevolezza pubblica come pilastri fondamentali, se vi ricordate i tre cerchi di cui vi ho parlato prima, ed è Device Neutrality. Non c'è ancora una traduzione ufficiale in italiano, abbiamo dibattuto un po' su come tradurla. Comunque quello che Device Neutrality vuole portare avanti è ancora una volta il fatto che ad oggi abbiamo tantissimi dispositivi, i dispositivi ormai sono nelle mani di tutti, però non abbiamo ancora l'accesso al poter installare su questi dispositivi il software che noi vogliamo. Quindi tanti dispositivi ma poca possibilità di installare software libero o appunto qualsiasi tipo di software sui nostri dispositivi. Questa appunto è un po' una domanda provocatoria per far capire meglio la campagna. E quindi la campagna chiede principalmente tre cose: di installare qualsiasi software su qualsiasi dispositivo, di evitare il vendor lock-in, quindi compatibilità, e poi di avere un controllo sui dati per tutti i cittadini. Nell'ambito di questa campagna abbiamo altre attività che si sono svolte, che sono minori. Qui ne vedete una, ma volevo parlarvi anche di altre due campagne. Una è Router Freedom e l'altra è Upcycling Android. Quella che invece vedete in questa slide è Windows Tax Refund, che appunto è una campagna legata all'esperienza di un nostro volontario, che è Luca Bonissi, che nel 2018 ha acquistato un computer Lenovo dove era installato Microsoft come software, e Luca ha chiesto a Lenovo di essere rimborsato, perché a lui non interessava avere questo programma.
Lenovo però si è rifiutato, Luca quindi ha fatto causa a Lenovo e dopo varie vicissitudini è riuscito a vincere questa causa, vincendo mi pare circa 20.000 euro che lui ha devoluto tra varie associazioni, tra cui l'Italian Linux Society, Wikimedia Italia e la Free Software Foundation Europe. E poi anche all'associazione consumatori che l'ha aiutato nella battaglia contro appunto questa azienda. Questa è una campagna molto importante ed è un fatto molto importante perché non è successo solo a Luca, è comune anche ad altre persone e viene portata avanti. E ci piacerebbe anche lavorare di più su questo, su questa cosa poi in futuro. Anche nell'ambito della campagna Device Neutrality è stata firmata una lettera aperta, è stata scritta una lettera aperta ai legislatori dell'Unione Europea per chiedere proprio appunto la neutralità dei dispositivi, quindi per chiedere di poter installare qualsiasi software su qualsiasi dispositivo. Come vi dicevo prima, appunto vi ho accennato Router Freedom, che è un'altra delle campagne molto importanti a cui FSFI ha lavorato nell'ambito di Device Neutrality, che riguarda in particolare i router e i modem. E qui mi piaceva citare il fatto che FSFI ha lavorato a fianco dell'associazione Modem Libero in Italia, con il quale hanno FSFI e Modem Libero hanno tenuto una consulenza per BEREC, che è l'autorità leader europea nella telecomunicazione, e quindi diciamo questa consulenza ha prodotto dei risultati. E abbiamo avuto anche un volontario molto molto attivo che è Stefano Costa, che ha lavorato fianco a fianco con alcuni dei dipendenti proprio della fondazione. Nell'ambito di Router Freedom c'è anche da dire che dall'ottobre 2022 FSFI ha cominciato un sondaggio destinato al consumatore finale, dove appunto faceva domande sul modem, sui router, sull'internet service provider, eccetera eccetera, e questo sondaggio ha riscosso circa 1600 risposte che sono state pubblicate a marzo del 2023, quindi a maggio, sono state pubblicate a maggio, si è concluso il sondaggio a marzo, ma le risposte sono state pubblicate a maggio, quindi lo potete adesso trovare sul sito di FSFI, avete anche voi accesso a tutti questi dati. L'ultima campagna, diciamo così, a livello europeo e istituzionale di cui mi piacerebbe parlarvi, che ha a che fare con l'Italia, appunto ripeto a livello istituzionale perché poi ci sono tante attività di cui voglio parlarvi brevemente, che sono invece attività svolte dai volontari in prima persona, evolute dai volontari, e questo è sempre molto bello. Ma l'ultima istituzionale è il progetto Zoom con 3O, che è un progetto che rientra nell'attività, nel pilastro chiamato così appunto promozione delle politiche e supporto legale. Il progetto Zoom perché ha 3O? Perché una sta per open source, una sta per open data e l'altra sta per open hardware. Open source è quella a cui si dedica FSFI, che però ovviamente rifiuta il termine open source e viene sempre sostituito con il termine free software. Il progetto Zoom è un progetto europeo che è stato, qui vedete un po' il motto del progetto, cioè l'obiettivo del progetto, ma è un progetto europeo che è stato finanziato con appunto un bando europeo di 10 milioni di euro, e che condivide FSFI con altre 10 organizzazioni e che ha la sua base centrale all'Università di Trento e al Centro di Innovazione di Trento. Il progetto Zoom è un progetto di 2 anni e diciamo che quello che vuole fare come obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza, come potete leggere, sulla centralità di una buona gestione della proprietà intellettuale in ecosistemi collaborativi. Che cosa significa in parole povere? Per quanto riguarda la parte dove FSFI ha un ruolo fondamentale, è capire perché il software libero e come il software libero è importante per l'innovazione.
fondamentalmente questo è il succo, diciamo così, del progetto e di quello che FSFI dà come contributo. Ad oggi sono stati presentati degli studi, perché appunto il modo in cui noi collaboriamo al progetto è quello di fare delle ricerche, delle analisi, parlare con gli attori del mercato, e ad oggi sono stati presentati due studi che qui vi ho citato, poi lascerò anche le slide, non so se verranno caricate, ma potrete andare a leggerli. Comunque uno riguarda la base delle licenze e l'altro invece la conformità del software libero per progetti. Sempre conformità con le licenze. Vi lascio anche i contatti del progetto se volete appunto andare a darci un'occhiata o parlare più approfonditamente con qualcuno. E infine, prima di concludere il mio intervento, voglio parlarvi un po' di quello che sta succedendo oggi più sul territorio e chi implementa tutte queste azioni. Ovviamente in FSFI c'è un team centrale a livello europeo, c'è una sede centrale che è il quartier generale, tra virgolette, che si trova a Berlino, dove c'è proprio il team di dipendenti, e poi ci sono altri volontari sparsi e varie sedi sparse in tutta Europa, con tantissimi volontari e gruppi locali. E sono questi volontari, questi gruppi locali e questi traduttori che insieme al team core di FSFI rendono possibile tutto quello che tutte le iniziative di cui vi ho parlato e tutto quello che succede nell'ambito del software libero a livello europeo. Quindi appunto ovviamente io vorrei ringraziare tutti. E vorrei parlarvi poi di come poter partecipare, più nello specifico in Italia. Quello che stiamo facendo in Italia è cercare di unire la nostra realtà con tutte le altre realtà che sono un po' già attive sul territorio, che erano attive prima di noi o che portano avanti campagne e appunto obiettivi simili a quelli che la fondazione ha. E questo cosa vuol dire? Che ci piace appunto creare dei partenariati con le varie altre associazioni. Se vi ricordate, abbiamo partecipato l'anno scorso al Milano Linux Day, dove io avevo portato una presentazione delle varie associazioni attive in Italia, nell'ambito appunto del software libero, e poi nell'ambito di SFSCon a Bolzano, la conferenza appunto che si è svolta a Bolzano a novembre, che si svolge tutti gli anni, c'è stato un Italian Community Meeting dove abbiamo invitato tutte queste associazioni che tra virgolette sono state mappate un po' sul territorio, che sono gli attori poi del software libero, e abbiamo chiesto a queste associazioni di parlare e raccontare quali sono state, come ha fatto un po' adesso Roberto, le tappe più importanti per loro negli anni passati, magari nell'anno passato, e quali sarebbero stati i passi per il futuro. E questa attività era mirata un po' a cercare di creare coesione e di vedere se ci sono dei punti in comune sui quali FSFI può lavorare insieme ad altri. Quindi questo è un po' l'obiettivo per il futuro, e mi fa piacere già raccontarvi, poi torno sulla slide come partecipare, che effettivamente già il 16 di settembre ci sarà una in occasione della giornata sul software libero, una lettura del libro che è stato scritto da Mattias, appunto il presidente di FSFI, che si chiama The Zangman, che è una favola per bambini che racconta del software libero, e ci sarà la prima lettura in Italia di questo libro, organizzata in collaborazione con il LUG di Bergamo, quindi la sezione del LUG di Bergamo. So che qualcuno di voi è anche appunto adesso all'ESC, quindi vi saluto anche e vi ringrazio.